you don't like crowds, I highly suggest you to come to Venice in January. If you happen to come here in January, you have to try very, very old traditional sweet pastry that is called frittole or frittella in Italian. And I'm gonna go into an artisanal pastry shop to show you what a fritto is. This place that I chose is a very, very artisanal one. It is owned by a family. They have been doing artisanal pastries for 3 generations. We are now at Pasticceria Colussi, which is a bakery that has opened by Franco Colussi, which is the granddad of Marina, and he opened this place when he was 21. The place, as you can see, is still going on nowadays. His daughter is working here and his niece is working. I'm here with Marina. Come imparato l'arte della pasticceria? Lavorando col nonno. Io ho fatto il liceo classico, sono diplomata e sono venuta a lavorare direttamente invece di continuare a studiare, perché come tante famiglie le cose sono andate un po' precipitando e quindi bisognava un attimo risollevarle, pensare, prima di pensare a me ho pensato alla famiglia e sono venuta qua. Ormai sono 8 anni che lavoro qua. E cosa stai preparando adesso? Adesso stiamo facendo i baiccoli, che è il biscotto più antico di Venezia. È una pasta lievitata, semplicemente, con la pasta madre, non lieviti di birra o lieviti chimici. Ha pochissimo burro, non ha uova. È un biscottino un po' semplice, tanto vecchio, quindi una volta, durante la guerra soprattutto, non c'era niente e quindi si arrangiavano con quello che c'era. E una volta lo mangiavano o con la panna montata, nell'Ottocento, quando i ricchi, o con la panna montata o col vino di Cipro, un vino dolce, tipo il vin santo. La pasticceria veneziana è molto ricca. Abbiamo tantissime influenze, comunque, per sé, essendo Venezia è stato un porto aperto, no? Con l'Oriente. Abbiamo dei dolci molto speziati, i pevarini, che sono pepe, cannella, noce moscata, melassa. Dopo si passa a cose molto più semplici, molto più povere, come i baiccoli, i saiti del Doge, che quasi tutti li fanno con l'uvetta. Invece noi li facciamo senza, perché c'è una leggenda che racconta che il doge non toccasse nulla che non fosse d'oro puro, e quindi se il zaetto all'uvetta non è giallo come l'oro, è sporco. Capito. Quindi il doge non lo toccherebbe mai, quindi noi facciamo i zaetti del doge. These ones are called zaeti, which in Venetian dialect means little yellow, something like that. Giusto, piccoli gialletti. Per il carnevale facciamo le frittelle veneziane e i galani, che anche quelli sono in tutta l'Italia, solo che hanno un sacco di nomi, chiacchiere, crostoli, bugie, paese che vai, nome che trovi. Yeah, we also have these in Friuli, we call them crostoli. Le frittelle, anche quelle, sono molto antiche come ricetta. Ci sono dei quadri del Guardi o del Longhi, che rappresentano una signora che vende le frittelle infilate in una canna d'India per strada, era un dolce da strada, no? L'impasto del pane con un po' di zucchero dentro. E dopo, col tempo, si è messo un po' di uvetta, c'è chi mette i pinoli, c'è chi mette la mela grattugiata, però nascerebbe come appunto una cosa poverissima il pane,
che veniva fritto invece che essere al forno, insomma, quindi con un po' di zucchero. Questa qui è la foto di mio nonno quando aveva 21 anni e questo è il giorno del suo matrimonio, è la torta del matrimonio. Quando si è sposato con la nonna. E chi l'ha fatta la torta? Lui. Oh mio Dio! Questa sono io, con mio fratello e mio nonno. Questa è una mia cugina, è sempre mio fratello. E mia nonna, mio fratello, mio nonno e mia mamma.